Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo ancora una volta con la cronaca sindacale, con l'avvertenza FIMER, perché è stato deciso un vertice in prefettura. Si terrà mercoledì prossimo, si confronteranno azienda, sindacati e istituzioni locali. È stato fissato appunto presso il palazzo del governo di Arezzo ed è stato annunciato proprio nelle scorse ore con una nota dal deputato del Partito Democratico Emiliano Fossi. Il governo batta un colpo, ha detto, quello della FIMER è un caso nazionale, siamo ancora in attesa della risposta dei ministri del lavoro e delle imprese alla nostra interrogazione. Perché tanto silenzio, si chiede appunto il deputato. Facendo invece un passo indietro, ieri la visita del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, alla fabbrica ancora occupata dai lavoratori. Innanzitutto esprimere tutta la solidarietà ai lavoratori e tutta la solidarietà al gesto di occupare la fabbrica, proprio per sollevare la questione nella sua gravità e nella sua rilevanza. È arrivato anche il governatore della regione Toscana, Eugenio Giani, alla FIMER di Terra Nuova Bracciolini, dove non si ferma la protesta. Noi stiamo assistendo a un'ulteriore presa di giro da parte della proprietà. Qui c'è una sola cosa certa, che bisogna stare dalla parte dei lavoratori. Qui prosegue ad oltranza l'occupazione della fabbrica. I lavoratori, organizzati in turni di 6 ore, sono ininterrottamente dentro lo stabilimento ormai da 4 giorni. Vogliamo avere delle risposte ben precise di quello che vuole fare della nostra ditta, perché questa è la nostra ditta. La decisione infatti era arrivata dopo il colpo di scena dello scorso giovedì, quando l'azienda aveva presentato la rinuncia al concordato preventivo, stoppando di fatto la trattativa con il fondo McLaren Greybull, che aveva presentato una proposta d'acquisto. Non si capisce, per l'irresponsabilità, a mio giudizio, di chi si è comportato detenendone la proprietà con il modo che avete visto, oggi si trova in un vicolo cieco. Io ho incontrato qualche settimana or sono proprio i rappresentanti della McLaren e avevo visto credibilità, passione, voglia di investire, e poi questo stop per il no di coloro che dovranno rendere ragione a noi, al Ministero e a tutti coloro che hanno a cuore il destino dei lavoratori. L'obiettivo della Regione adesso è quello di portare l'avvertenza a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È la cosa necessaria. Nuova ordinanza del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in merito alla presenza di legionella in una struttura sanitaria privata aretina, già interessata in passato dalla presenza del batterio. Nei giorni scorsi c'è stata un'ulteriore coda di campionamenti che hanno dato esito positivo e così il sindaco Ghinelli, informato a sua volta dall'azienda sanitaria, ha firmato l'ennesima ordinanza in materia con data 25 maggio. Contiene ovviamente tutte le prescrizioni, come nel passato, per la clinica aretina. Al momento però non si segnalano pazienti contagiati dal batterio. Un incidente stradale questa mattina poco dopo le 7:30, i mezzi di soccorso della ASL sono intervenuti a Caprese Michelangelo in Valtiberina, dove un'auto sarebbe finita fuori strada. Sul posto un'auto medica di San Sepolcro, un'ambulanza della Misericordia di Anghiari, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Una donna di 25 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Siena con l'elisoccorso Pegaso. Continua la situazione di instabilità che porta piogge temporali in tutta la regione per le prossime 24 ore, per tutta la giornata di martedì 6 giugno. Ancora un codice giallo emesso dalla Sala di Protezione Civile della Regione Toscana. Sono previsti rovesci, temporali sparsi, ma anche grandinate appunto su tutto il territorio regionale. Proprio il maltempo nelle scorse ore aveva creato non pochi disagi, in questo caso in Valtiberina in particolare. C'era stata una frana, alcune abitazioni erano rimaste isolate. È stata fondamentale, dice il Comune di San Sepolcro, la collaborazione appunto fra lo stesso ente e anche intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali e il supporto anche di alcuni privati che insomma hanno poi risolto la situazione, che come avete visto dalle foto non era certamente facile. Arezzo premiata per il suo impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. A conferire questo speciale riconoscimento è stato Capitan Acciaio.
Vogliamo far sì che ad Arezzo venga incrementata la raccolta, perché siamo ad una percentuale più bassa, e dall'1,9 vogliamo appunto portare e incrementare questa raccolta affinché possano raggiungere la stessa media regionale, che è 3,4. E la fa la raccolta differenziata? Sì, 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 sì. Anche degli imballaggi in acciaio? Ad Arezzo, in piazza San Jacopo, è così arrivato Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo, per raccontare il valore della raccolta differenziata, un'iniziativa promossa da Ricrea. Lei la fa la raccolta differenziata? Io sì, lei? Assolutamente, io sono il risultato del riciclo. Siamo contenti di essere in questi giorni ad Arezzo per spiegare ai cittadini quanto sia importante il loro comportamento virtuoso nel fare la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, che sono le scatolette di tonno, i barattoli del pomodoro, i tappi corona, le bombolette o le latte d'olio. Tutti imballaggi che, se opportunamente raccolti, possono tornare di nuovo in acciaieria per essere fusi e tornare nuova materia prima, quindi nuovo acciaio per costruire prodotti di questo materiale, come degli nuovi imballaggi oppure delle travi, dei chiodi, dei bulloni, delle binari per ferrovia o dei telai per bicicletta. Lo scorso anno in città sono state raccolte 189 tonnellate di acciaio, una quantità pari al peso di 5.300 panchine urbane. L'Italia è in questo campo un paese all'avanguardia. Tanto per dare giusto qualche dato, è il paese che in Europa ha i migliori tassi di riciclo dell'acciaio, e questo grazie appunto al comportamento dei cittadini. E far capire questo anche ai più piccoli vuol dire porre delle basi molto solide per il futuro, che poi è quello che gli riguarda. Il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, anche come presidente del distretto sociosanitario del Casentino, si unisce a quanto già affermato da parte del vice sindaco del comune di Arezzo, Lucia Tanti, rispetto alla mancanza di ambulanze. Come ha fatto ben presente appunto Lucia Tanti, dice Vagnoli: attendiamo ormai da mesi risposte che non sono mai arrivate. Quando parlo, dice Vagnoli, di risposte, non intendo ovviamente quelle per iscritto, ma azioni concrete in riferimento alle nostre richieste urgenti che iniziano a sommarsi. Un assessore regionale che non dà un incontro, partendo dalle nostre richieste appunto ai sindaci, ma anche ai presidenti di distretto sanitario, è qualcosa di inaccettabile. Dal 3 al 10 giugno torna ad Arezzo la settimana della donazione di sangue, il progetto portato avanti da tempo dai quattro quartieri della Giostra del Saracino in collaborazione con la ASL e con l'Avis, consiste nell'effettuare in questi giorni una donazione presso il centro trasfusionale del San Donato di Arezzo da parte proprio dei quartieristi donatori, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull'importante gesto del donare il sangue. L'iniziativa, oltre a sensibilizzare i giovani e potenziali donatori che ancora non si sono decisi a diventarlo, mira a promuovere anche corretti stili di vita e l'abitudine dell'aiuto alla socializzazione mediante proprio un gesto semplice ma essenziale, come quello appunto della donazione di sangue. Con il prossimo servizio invece parliamo di animali. La nostra Chiara Sadotti è andata allo Scudo di Pan perché ci sono due gattini che cercano casa. Ci sono tutte le storie, gatti trovati dentro il motore della macchina, gatti, mamme arrivate con o incinta troppo avanzato oppure già con le cucciolate, gattini purtroppo buttati dentro il cassone dell'immondizia. È un copione che si ripete identico anno dopo anno. Con l'arrivo della primavera e dei primi caldi, anche lo Scudo di Pan, come molte altre associazioni animaliste, è sommerso dalle richieste di aiuto. Noi si accoglie più gatti possibili, però fino a quanto se ne può accogliere. Il rifugio aretino ha accolto in poche settimane decine di mamme feline, altrettanti i gattini, nella maggior parte dei casi in pessime condizioni di salute. Purtroppo il problema della sterilizzazione ancora è parecchio grosso, diciamo, come problema. Non c'è modo di arginare questa situazione se non ogni persona che
trova un gatto, sarebbe meglio sterilizzarlo. Tanti poi anche i gattini trovati senza mamma. L'impegno giorno e notte, si può dire, che i primi giorni sono veramente giorno e notte, di allattare queste creature che ovviamente noi ci mettiamo veramente tutto l'amore, tutta la passione che abbiamo, ma non è la mamma. Lo scudo di panna al momento accoglie un centinaio di gatti adulti, anche loro in cerca di adozione, come Petra e Adele, FIP positive. Che hanno un carattere veramente stupendo, io spero veramente di trovargli casa. Un pomeriggio dedicato alla poesia all'Istituto di Agazzi ad Arezzo. L'appuntamento è fissato per domenica 11 giugno, quando alle 16 la sala convegni della struttura alle porte di Arezzo ospiterà la presentazione dell'ultima fatica letteraria di Giulio Locatelli, la raccolta dei testi poetici dal titolo Essere fragile. L'opera è nata dall'unione tra una serie di componimenti scritti tra il 2014 e il 2023 e pagina dopo pagina va a scandire i tempi di un ideale viaggio interiore in cui l'autore accompagna la scoperta di sensibilità, sentimenti e fragilità interiori. L'intero ricavato della vendita verrà devoluto in sostegno alle attività del servizio START dell'Istituto di Agazzi. Parliamo adesso invece di Cortona Comics. Come si suol dire, buona la prima, perché c'è stato un record di visitatori. Si chiude con numeri da record la prima edizione di Cortona Comics. Il Festival del Fumetto Umoristico ha registrato infatti oltre 3.000 presenze nei giorni di apertura. Fra i numeri in evidenza, oltre quelli del pubblico, anche quelli della manifestazione, che conta oltre 60 artisti coinvolti, 40 panel, le mostre e l'area gaming. A chiudere la prima edizione l'appuntamento con Tex Willer e dei supereroi. Tex Willer è comunque un veicolo di emozioni, anzi spesso e volentieri nelle storie di Tex leggiamo e portano e ci sono messaggi sia sociali che di vita quotidiana. Anzi, sarebbe molto molto bello seguire l'insegnamento che Tex dà nelle sue avventure. La manifestazione, organizzata da Cortona Sviluppo e l'associazione culturale Il Minotauro con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ha ospitato anche alcune mostre alla Fortezza del Girifalco. A Palazzo Ferretti invece l'esposizione Due Cortonesi alla conquista del mondo di Maria Laura Sanapo e Marco Santucci, che espongono le loro creazioni per DC Comics, per la quale realizzano i beniamini più amati. Quindi la casa editrice di Batman, Superman, Wonder Woman. E ho avuto la fortuna di lavorare proprio su questi personaggi, sia sugli interiors, cioè sulle pagine, sia sulle covers, sulle copertine. E in particolare in questo ultimo periodo ho avuto la possibilità di lavorare su Catwoman, che avete potuto vedere al cinema recentemente nel film di The Batman. Finalmente anche nel nostro territorio possiamo esporre i nostri lavori ed è una cosa che sia a me che a Marco Santucci rende molto felici, perché finalmente possiamo condividere il nostro lavoro anche con i nostri amici e le persone che a noi care che sono qui. E ad Arezzo, nonostante il maltempo, è andata bene per il 55esimo compleanno della Fiera Antiquaria. Il meteo, come sempre ci verrebbe da dire, insomma, non ha risparmiato la Fiera Antiquaria. Però che bilancio si traccia di questo 55esimo compleanno? Allora, intanto non è come sempre, perché nelle ultime edizioni invece è andata piuttosto bene, c'era stata un'inversione di tendenza. Stavolta ce l'ha fatta ripagare tutta, perché sabato obiettivamente è stato, insomma, un'oretta difficile, molto difficile per gli espositori, perché fiumi d'acqua che scendevano, ma su quello ci si può far poco. Nonostante questo la fiera è andata molto bene, abbiamo avuto 229 espositori che non hanno mollato nemmeno dopo la pioggia, quindi anzi qualcuno ha riaperto subito dopo, nonostante danni anche evidenti. C'è stata tanta gente, alberghi pieni sia venerdì che sabato, abbiamo avuto un tasso di occupazione perlomeno di quello che monitoriamo noi direttamente come fondazione intorno al 95%, quindi tanta roba. La fiera si dimostra un asset fondamentale per il turismo e per questa città, quindi noi continueremo a puntare molto sulla fiera.
si avvicina l'estate, ripeto, il meteo non lo direbbe, ma insomma il calendario sì, come ci si prepara e soprattutto che cosa vi aspettate, perché Arezzo, come tutte le città d'arte, anche un pochino più piccole e meno affollate rispetto a Firenze, Roma, Bologna, insomma quelle un pochino più abituate ai flussi turistici, è stata scelta proprio anche per questo, quindi che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo un'estate strana, emotivo lo strana, perché l'anno scorso abbiamo avuto un agosto strepitoso, l'anno precedente è stato un agosto importante, quest'anno siamo tutti un po' in stand-by, nel senso che facciamo quello che dobbiamo fare, la nostra promozione, e puntiamo molto ovviamente sull'aspetto artistico. Quest'anno con l'accordo di valorizzazione sui musei è ovvio che puntiamo in maggior misura su quelli che sono i nostri possedimenti, direi, no? Quindi ci lavoriamo molto e ci lavoreremo molto. Sarà un'estate strana perché probabilmente qualcuno quest'anno ripartirà anche per l'estero, quindi ci potranno essere flussi diversi rispetto all'anno scorso. Non è detto che però, come si sta verificando in questi ultimi due mesi, non siano gli stranieri a riempire quei buchi che magari possono lasciare gli italiani. Quindi siamo ottimisti, perché noi siamo sempre stati ottimisti. I primi 4-5 mesi dell'anno ci stanno dando ragione, nel senso che stanno andando molto bene. Vediamo che, speriamo che anche l'estate faccia presenti gli stessi risultati. Maxi, area pedonale invece anche qui condizionata dal meteo, vediamo se il prossimo fine settimana sarà possibile aprirla. D'altronde se è autunno invece che estate ci si fa poco, no? Abbiamo fatto queste scelte anche all'ultimo tuffo perché è ovvio che non vogliamo creare disagi magari ai residenti per non far beneficiare dell'area pedonale nessuno, cioè anche se non piove, ci sono 18 gradi, la gente fuori non ci sta volentieri, quindi anche all'ultimo minuto però abbiamo sempre preso queste decisioni che riteniamo le migliori possibili in questo momento. Chiudiamo con questo servizio dedicato all'impresa della scuola basket Arezzo, che ha riportato in Serie B i colori amaranto. Stasera dopo 3 minuti si capiva che non potevamo perdere mai, dovevano fare una partita incredibile loro per vincere, perché la differenza di energia era diversa. È un'impresa di quelle che fanno la storia, la scuola basket Arezzo ha battuto in gara 5 il Prato e si è meritatamente conquistata la Serie B. E dal primo giorno che parlando con la società e tutto era... Sì! L'inserimento era cercando questa Serie B, si è arrivato fino alla fine, fino alla ultima partita, l'abbiamo fatto, quindi siamo contentissimi, io personalmente, ma tutta la squadra. Dopo il KO casalingo in gara 4 al Palaestra, nell'ultima sfida, stavolta in casa del Prato, hanno trovato la vittoria alla Palestra Toscanini di Prato. La finale playoff tra Sibe, Gruppo AF Prato e Amen Scuola Basket Arezzo finisce 50-65. Io ho iniziato in Serie B 11 anni fa e ora mi ritrovo a vincere e tornare in Serie B sempre con alcuni ragazzi che mi hanno accompagnato in tutti questi anni qui da Arezzo, è incredibile. Abbiamo avuto dei periodi negativi, dei periodi un po' più positivi, abbiamo fatto una grande impresa. Una vittoria voluta, sudata, meritata, arrivata nonostante la pesantissima assenza di Federico Fornara, giocatore capace di mettere a referto oltre 16 punti di media nei play-off. Avevamo messo in conto di andare là e cercare di, diciamo, sportivamente picchiare il più possibile. Senza Fornara ci mancavano 15 punti, non potevamo pensare di vincerla a 80 punti. L'unica cosa che potevamo fare era metterli sotto un profilo agonistico. Siamo stati veramente bravi fin dall'inizio a approcciare la partita in difesa e considerando che abbiamo fatto fare soltanto 50 punti a Prato è stata in casa loro davvero una prestazione formidabile. L'abbiamo aggrediti dal primo minuto, loro sono andati in difficoltà, capolavoro assoluto di un'annata strepitosa. E adesso per i ragazzi di coach Evangelisti non resta che festeggiare. È stata la mia ultima, non ho fatto niente, perché non voglio mai stare al centro, l'importante era vincere, ho chiuso un cerchio perfetto perché ho iniziato a 16 anni qui con la Serie B e ho finito a 35 qui andando in Serie B, quindi ho fatto quello che mi sento... Ho dato tutto e sono veramente felice di quello che ho fatto e contento che è finita così.
Mercoledì 7 giugno alle 19 alle Caselle tutta la SBA premierà i suoi cestisti di tutte le categorie e poi sarà festa grande per la promozione in Serie B. C'è la gioia immensa, credo che nella pallacanestro non sia mai successo Arezzo che ci aspettassero i tifosi per questa impresa. È una cosa che io ci ho lavorato da 20 anni e vedere questa fine qua è una cosa... non mi vengono le parole. Avevamo studiato questa partita nel minimo dettaglio. Quando ieri mi hanno chiamato i ragazzi perché andassi da loro prima della partita, ho detto proprio questa cosa: se volete vincere questa partita, e io ve lo chiedo personalmente, dobbiamo andare a giocare con le mani addosso come loro hanno giocato qua. E questo l'ho fatto anche per Federico Fornara, perché non era giusto perdere in casa è sempre, come dire, vinca il migliore, però essere picchiati in casa non andava bene. E oggi noi siamo andati là, abbiamo graffiato tutti fino all'ultimo, dal primo all'ultimo, e quindi questa è una gioia immensa. Io questa dedica, questa vittoria la vorrei dedicare a Angelo Drago, che è sempre stato con noi vicino e so che lui ci avrebbe goduto tanto. Non c'ho niente da dire, sono molto contento di questa vittoria, di questa promozione in Serie B, e ora c'è da festeggiare. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.